La casa in legno che costa solo 50 centesimi al giorno, sostenibile 100% e autosufficiente, fresca quando fa caldo e calda quando fuori fa freddo. Un sogno? No, una realtà che si è concretizzata a Spinea in provincia di Venezia. A realizzarla la famiglia di Giorgio Malavasi, giornalista e da anni estimatore del solare e del risparmio energetico. Progettata dall'architetto Denise Tegon, ha ricevuto la certificazione Gold Nature di Casa Clima. Ma ecco l'intervista concessa a The Italian News Venezia. Una casa che ha delle caratteristiche che pochi hanno, un risparmio energetico al top. Risparmio energetico molto alto, efficienza energetica molto alta e zero emissioni. Questa è con ogni probabilità la prima casa in Veneto che utilizza un mix di materiali, di metodiche, di tecnologie che permettono di raggiungere questo risultato. Il risultato è quello della casa passiva, cioè la casa che non ha bisogno di apporti energetici dall'esterno, né per scaldarsi né per raffrescarsi d'estate. Cosa ci vuole se una persona vuole mettersi a fare una casa così? Competenza, ci sono i tecnici che aiutano, quali consigli dare a una persona che vuole intraprendere questa strada? Ci vuole il progettista giusto, la squadra giusta e l'obiettivo chiaro. L'obiettivo chiaro è quello che dicevo un attimo fa, cioè raggiungere questo risultato. Un progettista che abbia competenza e una squadra di imprese, di artigiani, di tecnici che sappiano cosa stanno facendo. È una cultura che sta crescendo in Veneto, che in alcune regioni italiane e all'estero, nel nord Europa, è più diffusa, ma che anche in Veneto sta crescendo. Quando si parla di costi, cosa vuol dire? Cosa si spende e cosa si risparmia? Non più di una casa per i costi di costruzione, non più di una casa ordinaria con le tecnologie, con le metodiche ordinarie, ma che avrà minore comfort e costi di gestione maggiori. E in questo caso è previsto che una casa di questo tipo, che una casa di questo tipo avrà costi di gestione per riscaldamento, raffrescamento, cucina elettrica ovviamente, tutti gli elettrodomestici, ogni cosa avrà un costo di circa 50 centesimi al giorno. Una cosa bella fra tutte che lei insomma ricorda e che è contento di aver installato in questa casa? La fitodepurazione, cioè la depurazione degli scarichi in maniera biologica, attraverso mi aiutano in questo i batteri delle canne palustri che sono state piantate nella vasca di fitodepurazione e che hanno una funzione assolutamente naturale di depurazione degli scarichi, tant'è che alla fine esce acqua, non sarà acqua da bere ma è acqua pulita.